spettacolo del genere, perché è un vero e proprio spettacolo, sia per questa visione familiare. Sì, noi abbiamo avuto la capacità di creare gli spazi adatti, quelli che sono attrezzati con tecnologie che possono ospitare adesso anche mostre di questo tipo. È una città che diventa sempre più attrattiva, che si apre anche al XXI secolo, che ha a disposizione gli spazi, i luoghi, le attrezzature, la capacità innovativa di poter non solo esporre, diciamo, mostre di questo tipo che sono così importanti e suggestive, fra l'altro avvicinano anche un mondo, diciamo, della cultura a tutti i cittadini, quindi la possono far fruire e danno quel senso di godibilità che è fondamentale, diciamo, per un avvicinamento, diciamo, alle attività culturali e quelle creative. Ma poi possono anche spazi come questo tipo, tecnologie di questa portata, possono dar luogo anche ad innovazioni, a processi culturali, diciamo, che vengono dal territorio, che si aprono per esempio al mondo dell'università che noi abbiamo, ai giovani che lavorano in questo settore. Quindi una città che diventa, non solo, sempre più creativa, dove c'è creatività c'è innovazione, dove c'è l'innovazione c'è questo processo di crescita del territorio, che è assolutamente importante, soprattutto per una regione come quella in cui viviamo, che ha bisogno di un salto avanti. Beh, non ultimo, un dettaglio molto importante: eventi del genere veicolano numerosi visitatori, turisti, attraggono un po' non solo calabresi, ma un po' proveniente anche dalle regioni limitrofe. Sì, devo dire che in questi ultimi anni, soprattutto negli ultimi mesi, ho visto che c'è una presenza consistente di turisti, di visitatori che sono qui a Cosenza. Abbiamo la città piena, soprattutto nei fine settimana, e abbiamo intanto delle persone che da altri luoghi, anche quelli più vicini, ma non solo, vuol dire anche da fuori regione, ormai vengono a Cosenza per passare una giornata piacevole, per godere, diciamo, delle straordinarie passeggiate che la nostra città offre, dei monumenti importanti al centro storico, ma anche delle opere di architettura contemporanea che abbiamo realizzato.